Ma è possibile intentare una causa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo risarcimento dei danni? Questa domanda mi viene posta sempre più frequentemente dai nostri clienti. In linea teorica è possibile fare una causa, intentare una causa di questo tipo perché c'è una norma che è contenuta nell'articolo 59 del decreto 602 che attribuisce questa facoltà. In linea pratica però risulta davvero molto difficile perché è possibile utilizzare questa norma che ha una portata davvero residuale soltanto nel caso in cui dovessero residuare, come dire, delle azioni dopo il processo esecutivo. Questa norma è stata oggetto di molte interpretazioni da parte della, diciamo, della giurisprudenza che alla fine della fiera ne ha depotenziato la portata. Quindi in linea teorica è possibile fare causa per danni all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma diciamo, in pratica bisogna davvero capire se ne esistono i presupposti di legge sulla base di queste interpretazioni. Per scoprire come gestire il debito fiscale, mi raccomando, seguimi.